sputiamo. Questa era facile. Allora, tutti conoscete Borgo, giusto? Quindi siete qua, vi piace, no? L'edificio, bello, vedete le nostre pubblicità, avete visto il nuovo lancio, Redi, futuro straordinario, no? Perché voi la televisione non la guardate, giustamente, però guardate i digital, i canali digital, no? Vodafone la conoscete tutti, non tutti conoscete Fondazione Vodafone magari, no? Quindi state adesso imparando a conoscere Fondazione Vodafone. Fondazione Vodafone c'è da tanti anni, 15 anni qua in Italia, 25 a livello di gruppo. Vi do un numero, sapete quanti soldi Fondazione Vodafone nel mondo ha stanziato su progetti per il sociale? Più di 1 miliardo di euro, quindi cifre grosse. Da dove nasce questa cosa, no? Che, su cui oggi vi chiediamo una grande mano? Nasce da, come dire, una constatazione. La constatazione è questa: più o meno un anno fa abbiamo fatto due numeri, no? C'erano state le Paralimpiadi di Rio, belle scene, no? Di vittorie dei nostri atleti. Poi abbiamo guardato i numeri di quante persone con disabilità fanno sport in Italia regolarmente, e i numeri, ahimè, non sono una bella storia. Non sono una bella storia, perché persone con disabilità, c'è chi è fortunato e trova lo sport nella propria vita, c'è chi invece non ha le possibilità o non incrocia il suo destino, il suo nuovo destino, attraverso l'associazione di turno, l'amico, la persona che lo porta a fare sport. E lo sport aiuta queste persone, aiuta le persone con disabilità e aiuta tutte quelle che stanno attorno a queste persone. In Italia meno del 10% delle persone con disabilità, sotto una certa, diciamo, fascia d'età, quindi togliendo le persone anziane, fa sport. Se ci confrontiamo con l'Inghilterra o altri paesi europei, lì è 3 volte tanto. Questa è l'osservazione, la constatazione. Quindi cosa abbiamo detto? Proviamo a fare qualcosa. Vodafone è un'azienda che è nel digitale, quindi il nostro mondo è un mondo che ruota attorno a questi oggetti. Abbiamo detto, noi possiamo fare qualcosa, e quindi sfruttare le nostre tecnologie, il nostro essere Vodafone, per aiutare questi due mondi, quindi lo sport e il mondo delle persone con disabilità, a essere più vicini. Da lì è nato Oso, Oso che è, come dire, ogni sport oltre, ma è anche l'indicativo presente di osare, no? Quindi osare, andare oltre i propri limiti. È una piattaforma che abbiamo lanciato a giugno, è una piattaforma che ha, diciamo, varie componenti, l'avrete vista, no? Quindi tante componenti. Siamo molto contenti di quello che abbiamo ottenuto fino adesso, ma come al solito non siamo enormemente contenti, vogliamo fare ancora di più, perché questo è un po' lo stile della casa. Qua in Vodafone si cerca sempre di alzare l'asticella ancora di più, e ci piace così, no? Però ci siamo detti, non possiamo farlo sempre soltanto noi. Qui, quando si parla di piattaforme, quando si parla di cose digitali, chi meglio, no? Di chi è nato nel digitale, che, come dire, con la tastiera vive tutto il giorno e ci può aiutare a far crescere Oso, perché è come dire, un bambino che deve crescere, una startup, una startuppona che deve crescere. Quindi quello che vi chiediamo è proprio oggi, in questi due giorni di hackathon, di mettere tutta la vostra capacità, tutta la vostra passione, tutte le vostre emozioni, quando si parla di questo straordinario mondo e dell'impatto che potete avere, al servizio di Oso. Cioè dovete fare in modo che Oso diventi qualcosa di ancora più straordinario di quello che è oggi, che faccia in modo che le persone vogliano tornarci, che diventi virale nel modo col quale i contenuti vengono condivisi, che ci sia passione, gioia che viene fuori dalla piattaforma, dal modo col quale le associazioni caricheranno i propri progetti, i ragazzi caricheranno le proprie storie, e tutti noi, clienti Vodafone, cittadini italiani, possiamo andare lì e donare, aiutare e sostenere questi progetti. È una bella sfida, è una bella sfida. Noi pensiamo di aver fatto un primo passo, un piccolo primo passo. Voi ci potete aiutare veramente a fare un gran bel passo in avanti. Quindi io sono molto curioso di vedere cosa partorirete, cosa verrà fuori da questi due giorni, però penso che la cosa più bella sia avere una testimonianza, insomma, reale di chi questo percorso l'ha fatto. Quindi invito Giordano magari a venire qui a raccontarci la sua. Grazie.